Beh, non occorrevano i bombardamenti americani in Siria per arrivare alla conclusione che ci vuole più Europa, ma sicuramente questo è un altro grave, comunque lo si prenda, episodio che dimostra che veramente è arrivato il momento in cui gli europei devono far prevalere quello che li unisce. Ma questo significa superare quel virus ormai diffusissimo non solo in Europa ma in tantissimi paesi, che è quello del far prevalere l'attenzione al consenso elettorale o di sondaggio di brevissimo periodo rispetto a interessi di più lungo periodo, e perché se si va avanti se chi governa ha essenzialmente solo la preoccupazione di affermarsi alle prossime elezioni, che avviene in molti paesi, questo porta chiaramente alla distruzione della largamente incompleta ancora casa europea.